Il traguardo dell'apertura del primo piano del Museo degli Ippogei è stato raggiunto online attraverso l'ultima frontiera delle donazioni private che va sotto il nome di crowdfunding. Per gli interventi nel Parco degli Ippogei, invece, l'amministrazione comunale di Trinitapoli ha percorso strade più tradizionali con finanziamenti regionali ed europei. Il risultato, come spiega l'assessore all'urbanistica Giustino Tedesco, in occasione della Borsa Internazionale del Turismo, è simile: rendere fruibile una delle bellezze culturali della città, come gli Ippogei, tra i più apprezzati non solo dai turisti ma anche dalla comunità scientifica. Gli importi sono completamente di dimensioni diverse. Per gli Ippogei noi abbiamo potuto usufruire di un finanziamento regionale che ci sta consentendo di rendere fruibili gli Ippogei, cioè devono essere percorribili all'interno queste strutture che sono qualcosa di eccezionale e che saranno aperte ai visitatori e che completeranno quindi nella rete della visita dei musei e degli Ippogei il percorso che porterà i turisti, gli interessati, i visitatori a poter verificare con mano qual era la situazione che i nostri concittadini, chiamiamoli così, vivevano circa 5.000-6.000 anni fa.